pedra, é o fim do caminho, è il resto di tocco. Ciao ragazze, allora, oggi devo soddisfare la richiesta finalmente di Deborah. Mi scrisse un bel po' di mesi fa, credo due, chiedendomi di fare un look sui toni del turchese e dell'argento. Ho avuto un attimo di annebbiamento. Ho ricreato il look, ho fatto il look ispirata anche da questo ciondolo che io adoro, molto bello, tondo, vedete, proprio una palla, che ho messo ieri durante l'incontro con una ragazza che è della mia stessa città, Simonetta, che saluto. A proposito, vi consiglio di vedere e visitare il blog di Simonetta. Simonetta ha la passione per il cinema e la moda. Scrive in un blog, scrive per un sito online, invece un giornale cartaceo della mia città. Insomma, è molto brava, quindi vi lascio il link sicuramente qui sotto. Quindi nulla, mi raccomando, visitatelo. Questo è il look che io ho pensato. È davvero semplice, l'ho abbinato con un lip gloss sui toni comunque del rosa o fucsia, quindi nulla, godetevi il video e buone vacanze, ciao! Allora, pensavo di aver registrato la prima parte, ma ovviamente non è così, non è stato così. Allora, come base per l'ombretto io ho utilizzato un correttore presente nella palette di correttori della My Body Soul, dei 12 correttori, e ho utilizzato l'illuminante che fondamentalmente ha un colore, vedete, molto brillante, che sull'occhio o comunque sulla pelle sembra un argento. E non farò nient'altro per il momento e andrò direttamente a prendere il colore principale, ossia il turchese. Allora, il turchese io lo prendo dalla palette 88 matte ed è l'unico turchese presente nella palette, ossia questo, l'ultimo colore. Ovviamente poi ci sono diverse sfumature di turchese, quindi tu poi ti orienterai in base a ciò che hai, ecco. Prendo con un pennellino di queste dimensioni e vado direttamente verso l'angolo esterno dell'occhio disegnando la mia solita V. Vediamo, oppla. Vicino all'attaccatura delle ciglia, stavo dicendo dei capelli, bella. E poi uso il pennello di punta e applico il colore nella piega. Così. Prendo poi uno sfumino, io utilizzo questo pennello qui di Manuela Biffoli e appunto sfumo tutta questa questa zona della piega dell'occhio, ecco. Non voglio che sia troppo che vada tanto tanto oltre la piega dell'occhio, vedete? Anche perché comunque già sarà un make-up piuttosto colorato comunque. Certo di mattina non è l'ideale, però vabbè. Allora, a questo punto io prendo sempre il pennello con cui ho preso il turchese e prendo un verde acqua e prendo praticamente il colore sopra il turchese. Quindi questo, che è poi un verde petrolio quasi, e poi prendo questo verde qui
sempre un verde petrolio, presente appunto nella barra dei verdi. Quindi prendo un po' di questo e un po' di questo. Oppla, aia. E poi picchietto il colore nella piega. Arrivata a questo punto, invece prendo un pennello a penna e prendo un argento. Nella palette io vado a prendere il primo argento che è presente qui, proprio il primo. Prendo il colore di punta, non troppo, e lo applico proprio sopra. Diciamo proprio al bordo, sul bordo del cacchio, non mi viene in italiano. Comunque, al confine della sfumatura sfumata precedentemente. No. Allora, applico l'argento proprio sopra. Turchese sfumato prima con il verde acqua. Poi prendo un altro po' di argento e lo applico appunto nell'angolo interno dell'occhio. Così. Ok, la parte centrale dovrebbe essere senza colore. E quindi vado a prendere un po' di Metal Glam argento, il numero 2, So Hot, al centro. E poi lo picchietto in modo da sfumarlo. Ok, allora, nel frattempo che si asciuga, vado a prendere un eyeliner in glitter argentato. Io prendo il Crystal Eyeliner della Essence nel numero 2 Dazzling Silver ed è questo. E vado a fare la mia riga di eyeliner. Così. Perfetto. Ora prendo di nuovo il pennello a punta con cui, a penna con cui ho applicato l'argento e lo ripicchietto qui al centro. Perfetto, così. Ok, a questo punto prendo una matita nera e la applico nella rima superiore. Ok, così l'occhio sembrerà che abbia una riga di eyeliner anche nera e l'occhio comunque sarà più definito. A questo punto io ho applicato nell'area interna una matita argentata, questa è la Long Lasting di Essence, la numero 5, se la vi. Ok, così. Poi con un pennellino piccino prendo sempre l'argento e lo applico qui sotto le ciglia inferiori, però solo nella prima parte. Proverò ad applicare questo lip gloss della Essence, della linea XXXL Shine, che sinceramente non mi piace, però tanto adesso mi devo struccare. È molto acceso dal vivo, è pigmentato, ma non certo quanto sembra nel tubetto. E voilà. Allora, il look è finito. Conta che non ho applicato il mascara perché adesso mi devo struccare. Poi per struccarlo mi ci vuole un po'. Spero
Spero che il look ti sia piaciuto. Scusami se l'ho fatto con estremo ritardo. E nulla, ci vediamo con voi, con tutte voi al prossimo video tutorial. Ciao!